Secondo canto. Lascia perdere, lettore mio, non ti è bastato il primo canto. Senti Dante che dice. O voi che siete in piccioletta barca, desiderosi d'ascoltar, seguiti, latino vosqui securi estis, dietro al mio legno che cantando varca. In altri termini, voi che per la voglia di ascoltarmi vi siete accodati con la vostra barchetta al vascello della mia poesia che naviga avanti spedito, tornate a rivederli i vostri liti. Tornatevene insomma di dove siete venuti. Non vi mettete in mare aperto che perdendomi di vista potreste perdervi del tutto voi. Le acque su cui mi inoltro prima di me nessuno le ha navigate. Minerva soffia nelle mie vele, Apollo è alla barra e le muse, nove quante sono, mi dimostran l'orse, mi orientano sulla stella polare. Fin troppo chiaro che Dante dice proprio a noi. Non essendoci indirizzati fin da ragazzi agli studi di scienza sacra e alla sua ingente propedeutica profana, o per dir meglio non avendo drizzato il collo per tempo al pan degli angeli, del quale quaggiù ci si può nutrire tutta la vita senza venirne sazi, che titoli abbiamo noi per iscriverci fra i voi altri pochi che il poeta autorizza ad avventurarsi in alto mare per l'alto sale? Come potremmo mantenerci nella sua scia, prevenendo costantemente il punto in cui la superficie dell'acqua si rimargina e torna a pareggiarsi? Dinanzi all'acqua che ritorna equale. Ma Dante non può pensare sul serio di scoraggiarci con un verso così. Con la bellezza irrimarginabile della poesia non si scoraggia il lettore per poco che abbia studiato. Ma sarà bene non perdere il ritmo e riprendere subito le palate fitte della lettura. Volendoci scoraggiare, forse Dante Nostromo non ha ottenuto altro che contagiarci la sua fretta santa. Cominciamo col far tesoro anche noi iniziati abusivi dell'avvertimento che indirizza agli iniziati veri. Aspettatevi di trasecolare più di quanto non trasecolassero quei prodi che approdarono nella Colchide quando Iason vider fatto bifolco. Vediamo di capire. E del mitico ammiraglio seduttore e della sua gloriosa traversata sulla nave Argo fin laggiù alle falde del Caucaso sappiamo. Basterà in più ricordare come, stando al settimo delle Metamorfosi, la prima delle prove prescritte per la conquista del Vello consistesse nel domare due intrattabili tori semimetallici, a giogarli, costringerli ad arare un campo miracoloso, e come il rapido successo di Giasone, propiziato dagli incantesimi di Medea, determinasse per un verso lo stupore dei colchi, per l'altro le acclamazioni del suo equipaggio. Dante assegna lo stupore agli argonauti. Problema, e perché, secondo lui, quei gloriosi che passarono al colco s'ammirarono tanto? Forse perché non si aspettavano che il loro ammiraglio si attardasse in lavori da mandriano e da contadino. Sia. Ma adesso vorremmo capire di cosa dovremmo disporci a trasecolare noi. Insomma, a quale prestazione inusitata di Dante andrà commisurata, secondo Dante, l'inusitata prestazione di Giasone? A quella di viaggiare da vivo il paradiso o a quella di raccontare il viaggio? Opteremmo umilmente per entrambe. La medesima metamorfosi interiore che finirà per promuovere il pellegrino alla percezione di Dio lo sta laureando poeta della metamorfosi. Dove eravamo? La concreata e perpetua sete del deiforme regno, fa sapere il poeta, ci importava veloci quasi come il ciel vedete. Succede che i due, l'uomo vivo e la donna beata, stanno volando verso l'alto a velocità sbalorditiva che li incalza, inesauribile ed infusa in ogni essere umano, la brama del cielo più conforme a Dio, insomma dell'Empireo, che la sbalorditiva velocità equivale circa a quella che constatiamo nei cieli. Constatazione ben inteso del tutto mentale, dato che da vedere i cieli sembrano assolutamente immobili.
Perciò c'è chi ha pensato di leggere la terzina. La brama, eccetera, eccetera, ci si portava per il cielo, se non proprio alla velocità con cui noi uomini possiamo tracciarlo con lo sguardo, quasi, sa Dio. Fortuna che Dante ci fornisce subito un altro dato cronometrico. Dunque, Beatrice guarda in su e lui guarda Beatrice, finché non vede qualcosa di portentoso che gli estorce la vista. Quanto è durata la duplice contemplazione interrotta? Più o meno quanto impiega una freccia a volare a bersaglio dalla noce, ossia dalla rondella d'osso alla radice del fusto della balestra. Quasi niente, anzi meno che niente, se Dante il poeta, per dirci l'istantaneità del tragitto, abusa d'una elegante figura retorica, l'isteron proteron dei greci, l'avanti dietro diremmo noi, e inverte la sequenza. Il tempo, scrive, che impiega una freccia a piantarsi nel bersaglio, volare e schiodarsi dalla balestra. Il cronometro è impazzito. Dante astronauta ha sfondato il muro del tempo e di là dall'inimmaginabile muro immaginario ha già visto mirabil cosa. Che cosa? La signora, cui il nostro non può nascondere un'ansia, uno stupore, un'attenzione, gli si rivolge, lieta non meno che bella, e lo esorta a ringraziare intensamente Dio di averli congiunti con la prima stella. Ma qui sarà bene dotarci di un minimo glossario di astronomia dantesca. Stella. Per stella si intende qualsiasi corpo astrale abiti il firmamento, ivi inclusi il Sole, la Luna e i pianeti del nostro sistema solare, pianeti, Luna e Sole, che peraltro tollerano anche la definizione di pianeta, laddove i corpi celesti che noi sappiamo emettere radiazioni luminose, eccetera, eccetera, e chiamiamo correntemente stelle, presidiano aggregati in costellazione il cielo ottavo e vanno sotto la rubrica più specifica di stelle fisse, ma anche di vedute o viste. Cielo. Se contrassegnato da ordinale, il termine indica una delle nove sfere che avviluppano la Terra, perfettamente diafane e materiate d'etere o quinta essenza. Al plurale, cieli indica l'insieme delle nove sfere concentriche. I primi sette cieli, entro lo spessore dei quali viaggiano sette pianeti eponimi, dal basso Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno, ruotano attorno alla Terra secondo il moto est-ovest, che a tutti imprime il nono cielo o primo mobile, moto corretto appena dalla tenue controrotazione ovest-est trasmessa dal cielo ottavo o per l'appunto delle stelle fisse, controrotazione che si compie in 36.000 anni e corrisponde più o meno alla precessione degli equinozi. Governata e garantita da nove distinti ordini di angeli, la velocità dei singoli cieli attorno alla Terra scala in proporzione alle singole circonferenze. In cronaca ogni ulteriore ragguaglio è la descrizione delle specialissime prerogative dei due cieli extraplanetari, ottavo e nono, e del decimo, il conclamato Empireo, che tutti i cieli contiene in moto e infinito. Che tanto basta all'atto per sapere che nel congiungersi alla prima stella Dante e Beatrice sono penetrati nel cielo della Luna, o per meglio dire, come raggio si immerge nell'acqua senza scompaginarla, si sono infilzati nell'eterna Margarita, nella perla incorruttibile, insomma proprio nel corpo del pianeta Luna. La prima impressione del pellegrino poeta è quella di trovarsi repentinamente immerso in una nube lucida, spessa, solida e pulita, simile per luminosità a un diamante ferito dal sole. Ora ragiona, essendo qui da noi inconcepibile, come una dimensione altra patio, come facesse un'entità spaziale a tollerarne un'altra, come in altri termini due corpi occupassero simultaneamente lo stesso spazio, che è appunto quel che si verifica quando un corpo penetra, latino repet, in un altro. Se io ero e ero col mio corpo addosso e m'ero intruso nel corpo della Luna senza alterarlo,
Quel mistero da poco tanto più dovrebbe accendere qui da noi il desiderio di contemplare il mistero supremo dell'essere nel quale si unirono, rimanendo distinte, la nostra natura e la natura di Dio. Lassù in paradiso si vedrà ciò che quaggiù conosciamo per puro atto di fede, l'incarnazione del Figlio di Dio, ma non per ragionamento. Si manifesterà per se stesso, immediatamente, a guisa del ver primo che l'uomo crede, come le verità intuitivamente evidenti che l'uomo conosce a priori, in quanto su quelle fonda tutta la sua attività conoscitiva. Adombrata in termini scientifico-razionali, l'incarnazione di Cristo come trasgressione alla legge dell'impenetrabilità dei corpi e marcati con rigore agostiniano i limiti della razionalità, con sensualità agostiniana, l'evidenza del mistero, il poeta si restituisce al suo pellegrinaggio e, in risposta all'istanza di Beatrice, professa il massimo possibile di devozione e gratitudine per chi gli ha consentito di rimuoversi in carne ed ossa dal mondo, violando la legge di gravità. Ma ditemi, incalza con l'euforia della confidenza e le sottopone il quesito seguente: che cosa sono le chiazze brune che presenta il corpo di questo pianeta Luna e che in terra ci fanno favoleggiare di Caino, il quale vagherebbe, ricordate, esiliato in perpetuo lassù con un rovo sulle spalle? Quesito a prima vista marginale e tecnico, diciamo una curiosità come un'altra. Sorride alcun po' Beatrice, e non solo delle favole folcloriche sorride, ma anche, si direbbe, delle superstizioni erudite in cui s'ha intrappolato il suo Dante. Poi risponde: gran Dio, quanto risponde. Risponde: se il giudizio dei mortali sbaglia quando, come nel caso nostro, la chiave dei sensi, diciamo l'esperienza sensibile, non riesce ad aprire la porta della verità, non dovresti proprio lasciarti crivellare dalle frecce dello stupore. Ormai sai bene che la ragione, anche quando nei sensi può confidare, intanto in quanto confidi solo in quelli, ha corte l'ali e il volo breve. Dimmi piuttosto per conto tuo che idee ti sei fatto in proposito. Vuol sentirgliele dire, forse per comodità di noi poveri lettori, le sciocchezze che ha scritto. E lui, compendiando la tesi enunciata appunto nel secondo del convivio, prontissimo: le variazioni di luminosità che di laggiù vediamo quassù nei corpi celesti, penso dipendano da variazioni di densità. E lei, alluvionale: sono sicura che ti accorgerai di come la tua opinione affoga nell'errore solo che ascolti attentamente l'argomentar che io gli farò avverso le mie controargomentazioni. Ascolta. Il cielo ottavo delle stelle fisse vi esibisce astri innumerevoli che si presentano differenziati per qualità e per quantità, cioè per dimensione, intensità luminosa e colore. Ora, se la differenziazione dipendesse soltanto dall'alternarsi di rado e denso, tutti gli astri, quale più, quale meno, avrebbero una sola virtù, in altre parole, eserciterebbero il medesimo influsso, salvo variazioni meramente quantitative. Laddove virtù diverse, i diversi influssi, cioè che gli astri esercitano, non c'è dubbio dipendano da una molteplicità di principi formali, qualitativamente differenziati, principi che il tuo ragionamento sopprimerebbe riducendoli ad un unico metro, quello appunto della densità. Ma c'è di più. E trascorrendo dalla confutazione d'ordine cosmologico a circostanziate contestazioni di fisica sperimentale, Beatrice viene alla Luna. C'è che, se il motivo della brunitura su cui ti interroghi fosse un diradarsi a chiazze del corpo lunare, due sarebbero le ipotesi. Una, che il pianeta Luna fosse carente di materia, rarefatto d'oltre in parte, da una parte all'altra, per quant'è spesso. Due, che come un corpo animale alterna tessuti grassi e tessuti magri, così la Luna cambiasse qua e là di volume, quasi libro a seconda che si sfoglia, nel suo volume cangerebbe carte. Senza darsi tregua, la Santa Donna passa a demolire le due ipotesi ipotizzabili.
Ma se la prima ipotesi fosse corretta, ce ne accorgeremmo bene durante l'eclisse solare, perché il lume del sole dovrebbe trapelare attraverso le smagliature della luna, come trapela quando è ingesto, immesso, in qualsiasi altro corpo rarefatto, in altro raro. Ciò che non si verifica. Consideriamo dunque la seconda ipotesi e una volta azzerata anche quella, falsificato fia lo tuo parere. Dovrai ammettere per dimostrata la falsità della tua tesi. Si contempli dunque il caso che questa rarefazione non trapassi la luna da parte a parte. Dovremo postulare un termine, un livello, uno strato del corpo lunare oltre il quale il fenomeno contrario, cioè il ricompattarsi della materia, impedirà alla luce di filtrare e contro il quale il raggio del sole rimbalzerà, si rifonde, così come un colore si rifrange in un vetro impiombato sul rovescio, in uno specchio fuori di perifrasi. Bene, dirai tu, perché non supporre che lì, contro quegli strati interni, i raggi appaiano più cupi che sulla superficie lunare, proprio perché il punto di riflessione è più arretrato? Da questa istanza può deliberarti esperienza, se già mai la provi, ma a liberarti da questa supposizione ti basterà una prova sperimentale, sorgente, consueta delle scienze umane. Prendi tre specchi, due collocali alla stessa distanza da te, il terzo in modo che ti si presenti inserito fra i due ma più arretrato. Disponiti di fronte agli specchi, procurando di avere dietro le spalle una fonte luminosa che li investa e ti torni riflessa da tutti e tre. Ora, sebbene l'immagine dello specchio più lontano non avrà la stessa estensione delle altre due, constaterai che non di meno ti restituirà la medesima qualità di luce, insomma che non ti restituirà affatto una luce diversa, più flebile e più cupa. Demolita diligentemente l'opinione del fido compagno, Beatrice gli promette alla buon'ora lo scintillio siderale della verità. A questo punto dice come la materia prima o soggetto della neve, che sarà l'acqua, dardeggiata dai raggi caldi del sole, si spoglia del biancore e della freddura, della sua, diciamo, nevità accidentale, così si è spogliato il tuo intelletto dell'accidentalità, dell'errore, e io voglio rimodellarlo in forma di luce con una luce talmente viva che a tutta prima ti tremolerà negli occhi del tremolio d'una stella. E donna Beatrice torna a spaziare con maestà cosmologica. All'interno dell'immobilità sovrannaturale dell'Empireo ruota un corpo, una sfera materiale, il primo mobile, come sappiamo, nella cui virtù motoria l'essere di tutto suo contento giace, si fonda l'essere di tutto quanto contiene, lo gran mar dell'essere, insomma l'intero universo sensibile nella sua molteplicità. Il cielo immediatamente sottostante, che è costellato di corpi visibili, vedute come sappiamo varrà stelle, distribuisce quell'essere indistinto e virtuale erogato dal primo mobile nelle molteplici essenze stellari, diciamo nelle diverse costellazioni, distinte da lui distratte e da lui contenute. L'ottavo cielo, insomma, include le costellazioni senza assimilarle né uniformarle, di qui la bella varietà degli influssi esercitati dai vari segni zodiacali. Gli altri sette corpi rotanti o cieli, o per questa volta gironi, per differenziazioni ulteriori dispongono le distinzioni che dentro di sé hanno, le distinte modalità dell'essere che hanno introiettato ad attuare loro fini, i loro fini precipui e lor semenze e le loro virtù seminali. Il fatto è, specifica Beatrice, che questi organi dell'universo o sfere celesti, come avrai capito, funzionano così, che di grado in grado, quanto ricevono dal cielo di sopra, trasmettono concretamente differenziato al cielo di sotto. E nota bene come con quest'ultimo passaggio mi sto avvicinando alla verità che desideri, così da metterti in condizione di percorrere da solo l'ultimo tratto, in altri termini, di concludere da te il ragionamento sulla natura delle macchie lunari. Il moto e l'influenza delle sfere celesti, come la perizia del martello dipende dal fabbro, dipendono di necessità dagli angeli motori.
e il cielo che si fa bello di tante costellazioni prende l'impronta dall'intelligenza altissima che lo volge. Come vedremo, si tratta di intelligenza di Cherubino, e quell'impronta stampa sui cieli sottostanti. E come l'anima, rimanendo una, si irradia dentro la polvere dei vostri corpi, per organi differenti predisposti a differenti funzioni o potenze, che dir si voglia, così l'intelligenza motrice dell'ottavo cielo dispiega e moltiplica la propria virtù benefica di cielo in cielo, di pianeta in pianeta, girando sé sovra sua unitate, avvolgendosi perennemente nella propria unità complessa. Diversificata, tale virtù produce leghe diverse, fondendosi con la materia preziosa di questo o quel corpo celeste cui dà vita e nel quale si amalgama, sì come vita in voi, come l'anima che anima i vostri corpi. Per la letizia della natura angelica da cui promana, questa virtù mista, variamente amalgamata con i vari cieli, splende attraverso i corpi astrali come la gioia traluce dal vivo della pupilla. Da essa virtù e dalle molteplici leghe cui dà luogo deriva il variare di luminosità da stella a stella, non da oscillazioni di densità. Essa è forma al principio che produce, conforme a sua bontà, lo turbo e il chiaro. Insomma, è lei, stiamo sempre parlando della virtù benefica erogata dalle intelligenze motrici del cielo ottavo tramite la varietà organizzata delle costellazioni, è lei la causa sostanziale e individuante che determina in ordine alla qualità delle leghe in cui si integra l'opacità, ovvero lo splendore dei singoli corpi celesti, così come, deduzione ultima affidata all'acume del discepolo di Rozzato, delle diverse pezzature di uno stesso corpo. È tutto. Lo scarto piuttosto apprezzabile fra spiegamento delle argomentazioni e marginalità dello spunto, che ha indotto generazioni di studenti a classificare questo canto come il più goffamente astruso, diciamo pure il più ridicolo della Divina Commedia, ha viceversa mobilitato generazioni di studiosi nel tentativo di individuare il campo bibliografico che inquadri le dottrine di Beatrice e il tipo di esposizione concettuale che consenta di metterle a fuoco. Nulla ci autorizza a tirare le somme, tantomeno a dire la nostra. Limitiamoci a un paio di informazioni. Accreditando nel commento al De Cielo di Aristotele la medesima natura a tutti i corpi celesti, multipli attenuati dell'unità di Dio, ma omogenei per genere e per specie, fu Averroè a suggerire al Dante redattore del Convivio l'opinione che le alterazioni di luminosità riscontrabili nei diversi corpi celesti ed evidenti sulla faccia pezzata della Luna non potessero dipendere che da diversi gradi di densità dell'unica materia di che gli astri tutti consisterebbero, l'impalpabile e inalterabile quinta essenza. Averroè e chi per lui? Disparate appaiono invece le ascendenze remote e prossime delle controdeduzioni di Beatrice. Di ogni suo postulato gli specialisti documentano qualche buon riscontro nei volumi dei dottori della Chiesa. Altri specialisti però, o anche gli stessi, segnalano nella stessa biblioteca perplessità, confutazioni, sarcasmi, interdetti per ogni postulato di Beatrice. Fatto è che, alimentate in un modo o nell'altro dalle più difformi dottrine cosmologiche, la cosmologia scolastica, per quanto si studi di essere dogmatica, non è univoca per niente. Anzi, le stesse verità capitali sulla creazione, riposte nei primi versetti del libro della Genesi, se convocate a dar ragione dell'organigramma del creato, pare presentino una notevole malleabilità. Ma la donna teologale, che traduce in tersine durissime la verità che legge in Dio, non può annaspare fra ipotesi né permettersi le eleganze del dubbio. Nelle sue parole, come via via negli occhi dell'astronauta mistico che scorta, la proliferazione dell'unità dell'essere nella molteplicità dell'esistente non è una teoria, una dottrina, nemmeno un dogma. È una stupefacente figurazione trascendentale
animata di simboli oggettivi e di oggetti simbolici, di specchi che specchiano specchi, di stelle danzanti, di rapinose correnti d'angeli, per tracciarne una mappa approssimativa e lo schema funzionale, Beatrice non si fa scrupolo alcuno di adoperare strumenti dell'intelletto, rigore sillogistico, calcolo astronomico, sperimentazione ottica, atteso che l'intelletto, sappiamo bene, è privilegio divino concesso agli angeli e agli uomini perché intravedano l'impronta del creatore in ogni particola del creato, nelle macchie della luna come nei versi che ce le spiegano, come nella tua testa che fatica a leggerli, nella fretta d'una freccia, in un barbaglio del mare. Nulla nell'universo è fortuito, isolato, marginale. Dante registri, riferisca, metta alla prova. Iniziati abusivi, di poca fede e modico intelletto, proviamo a non arrenderci subito alle complicate approssimazioni della ragione. Rischiamo ancora. Lassù, Dante ce lo ha appena promesso, ci aspetta l'evidenza impronunciabile, l'infinita semplicità dell'ignoto che ciascuno di noi ospita ed è.